Va bene, muovo la mia divisione di fanteria, rinforzata da un battaglione di orchi dal Signore degli Anelli. Fiancheggiamo i volontari del Tennessee e il Nord vince ancora una volta la battaglia di Gettysburg. Mantieni la calma. Il Sud ha ancora due divisioni di fanteria e in più Superman e Godzilla. No, gli orchi sono magici. Superman è vulnerabile alla magia, senza contare che ti sei già giocato Godzilla contro la cavalleria dell'Illinois e Hulk. Utilizza il generale Robert Lee per caricare il fronte con Shiva e Ganesh. Pronti a ordinare? Zeta, scusa. Shiva e Ganesh? Le divinità indù contro tutto l'esercito nordista? E gli orchi? Ripasso? Scusate. Ganesh rimuove gli ostacoli e Shiva è il distruttore. Quando il fumo diraderà, Abraham Lincoln parlerà hindi e berrà barbon e menta. Se non ordinate, il mio capo scatenerà la terza guerra mondiale. Cosa consiglia chi ha una fame da lupo per aver fatto sollevamento pesi, cardio funk e sudato come un cammello? Una doccia. Prende il piatto coronari sgombre. Bene, grazie, Sheldon. Qui non mangio mai, non so cosa c'è di buono. Tutto naturalmente. Statisticamente improbabile. Prenditi un hamburger, tu vai pazzo per quelli. Vado pazzo per gli hamburger dove li mangio di solito. Non è detto che mi piacciono quelli che fanno qui. Mi dispiace. Portagli un hamburger. Il problema è quale hamburger, classico, barbecue, ranch o Kobe? Perché non andiamo al Big Boy? Hanno un solo tipo di hamburger, il Big Boy. Il barbecue è quasi uguale al Big Boy. Chiedo scusa, ma in un mondo dove già esiste il Big Boy, perché dovrei sceglierne uno quasi uguale al Big Boy? Semplice, perché qui non siamo al Big Boy. Bene, prendo il barbecue. Sì, anch'io. Nessuno strilla i clienti al Big Boy. Allora, come procede? Alla grande. Sai, penso proprio che verrò qui ogni martedì sera per il prossimo futuro. Davvero? E vai! Io voglio mangiare sempre a questo tavolo. A chi devo prenotarlo? Non saprei. Forse è uno strizzacervelli. Guardate chi c'è. Come va, fratello Leslie? Oh, onestamente ho i miei dubbi che la cosa funzionerà. Oh, che peccato. Non fartene un cruccio. Vedrai che là fuori c'è la persona giusta per te. Perché ha detto quella frase? Era solo una generica frase fatta o era una sottile richiesta d'attenzione? Lo sai che questo hamburger è superiore al Big Boy? Questo hamburger ha un solo strato, mentre Big Boy è a doppio strato ed è più soddisfacente il rapporto pane insalata carne condimento. Mi ascolti solo un istante, ti prego. Ti ascolto e come? Bla bla, penny delusione in vista, bla bla bla. Colpito e affondato. Potrebbero sempre darti il Nobel per la pace.